Eccoci qui di nuovo con l'Olimp Podcast, mercoledì 24 luglio, a due giorni dalla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Non era previsto che oggi fossimo online con questa rubrica, ma l'attualità ci ha portato a esserci inevitabilmente, visto che è arrivata nel pomeriggio una notizia che sicuramente ha scosso tutto lo sport italiano, ovvero il ritiro ufficiale di Jannik Sinner dal torneo di tennis di questa Olimpiade. Sapevamo che non stava benissimo, che aveva problemi di febbre, si era pensato anche al Covid, poi alla fine siamo venuti a sapere che era tonsillite, e lui stesso quest'oggi ha dato l'annuncio ufficiale parlando appunto di questa tonsillite, di una visita medica che gli ha fortemente sconsigliato di prendere parte al torneo olimpico. Ovviamente ci dispiace moltissimo, perdiamo subito una nostra grande carta da medaglia, e non possiamo negare che lo era sicuramente, forse magari non da oro, perché probabilmente Carlos Alcaraz in questo momento è sicuramente più in forma, in più sulla terra è anche più performante, come visto anche a Roland Garros, ma indubbiamente sarebbe stato un giocatore che avrebbe fatto molta strada nel torneo e anche nel doppio, dove avrebbe giocato in coppia con Musetti. Purtroppo non è possibile, visto che tanti hanno chiesto chi prenderà il posto di Sinner nel torneo maschile. Non si può andare a ripescare, molti chiedevano di ripescare Berrettini, che ha vinto settimana scorsa il torneo Akstad sulla terra. Purtroppo non si può recuperare un giocatore che già è stato escluso. Può prendere parte al torneo al suo posto soltanto uno dei convocati in casa azzurra che partecipi al doppio, e in questo caso parliamo di Vavassori. Sarà lui a giocare il singolo al posto di Sinner, lui che comunque è già impegnato nel doppio, sia nel doppio maschile con Bolelli e sia nel doppio misto con la Errani, quindi toccherà a lui giocare il singolare. C'erano comunque, dispiace perché c'erano giocatori che potevano prendere parte al torneo, come se vediamo la classifica, Cobolli, Nardi, Sone, con lo stesso Berrettini, ma alla fine il regolamento parla chiaro. Una volta comunicati i partecipanti, l'unico modo per sostituire un partecipante che non prende parte al torneo è fare come si è fatto qui. Quindi entra il giocatore che fa comunque già parte della squadra, è già convocato per le Olimpiadi, e in questo caso gioca il doppio, Vavassori, e farà il singolare. Quindi perdiamo fondamentalmente questa grande carta della medaglia. Avremo ancora Musetti impegnato nel singolare, così come Dardeli e anche Arnaldi, però ovviamente le nostre potenzialità si riducono molto. In più salta anche una coppia del doppio, perché Sinner doveva fare coppia proprio con Musetti nel torneo del doppio maschile, e quindi mancherà questa coppia all'appello, e vedremo però ugualmente nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, che comunque hanno ottenuto degli ottimi risultati quest'anno e sicuramente possono far molto bene. E niente, purtroppo ci dispiace moltissimo. Ecco, molti ovviamente sul web, come sempre in questi casi, è partita ovviamente la consueta caccia tutta italiana alle streghe, quindi hanno iniziato a dire che Sinner adesso non vince, sta male perché ha una nuova fidanzata. Ovviamente sono tutte chiacchiere che, come sempre, sono ridicole, lasciano il tempo che trovano. Sappiamo benissimo, non è uno sport nazionale quello di dare comunque addosso ai nostri atleti, in ogni caso è evidente che Sinner avrebbe voluto partecipare a questa Olimpiade, a differenza di quanto accadde invece a Tokyo, dove fu lui stesso a rifiutare la convocazione, creando anche in quel caso diverse polemiche. Qui davvero c'era la sensazione che lui veramente volesse davvero partecipare a questo torneo, perché durante tutto l'anno aveva sempre detto che comunque le Olimpiadi erano uno degli appuntamenti più importanti per la sua stagione, ma purtroppo se è stato sconsigliato fortemente, come dice appunto il suo comunicato, a non gareggiare, evidentemente vuol dire che proprio non poteva in nessun modo recuperare, neanche magari partire per Parigi e vedere poi se la situazione poteva in qualche modo migliorare prima dell'inizio del torneo, che comunque inizia nella prossima settimana. E però purtroppo dai, è andata così, non possiamo farci nulla, possiamo solamente fare un in bocca al lupo a Jannik per riprendersi al più presto e regalarci ancora altre gioie nel corso di questa stagione. E c'è anche chi appunto avanza la malignità del dire che comunque Jannik Sinner abbia scelto di proposito di non partecipare, perché così in questo modo recupera, riposa dopo comunque un Wimbledon in cui, sì è vero, abbiamo visto un po' sofferente con l'intervento medico, con il capogiro, tutto quanto, però insomma
le malignità si muovono su due fronti. Da una parte si parla della fidanzata, tipico sport italiano questo, dall'altra si parla di un Sinner che non avrebbe avuto piacere alla fine, cioè non avrebbe voluto rischiare di magari compromettere, ecco, la stagione estiva, la stagione poi in America che porterà alle US Open, anche perché poi ricordiamoci sempre che il torneo olimpico non genera monetizzazione se non il premio del CONI poi per le medaglie, che vale per tutti gli sport, ma ovviamente non è paragonabile agli incassi, ai premi, al montepremi che c'è nei grandi tornei, soprattutto nel torneo dello Slam come lo US Open. Quindi molti hanno avanzato questo doppio binario di malignità. Personalmente ritengo che siano entrambe motivazioni stupide. Semplicemente Jannik è stato sfortunato in questa occasione, mentre a Tokyo devo dire che comunque non piacque neanche a me la scelta di rinunciare alle Olimpiadi. Qui oggettivamente non credo che ci sia assolutamente alcuna malafede, semplicemente è stata sfortuna. Magari la combinazione tra caldo e freddo purtroppo avrà generato questa situazione. Ripeto, eravamo pronti a guarigione. Dispiace perché perdiamo una grande carta medaglia e un protagonista che era molto atteso anche come uno dei possibili uomini immagini di queste Olimpiadi per la nostra spedizione. Beh, comunque nel tennis possiamo ugualmente avere soddisfazioni, non dimentichiamoci che Musetti è stato semifinalista a Wimbledon, anche se comunque il torneo olimpico è molto difficile, è molto complicato sotto tanti punti di vista, c'è tanta attenzione mediatica, si gioca in comunque situazioni particolari, si gioca a Roland Garros, grandissima cornice oltre che storica di pubblico, insomma sarà un torneo bellissimo anche per l'atmosfera, un po' come fu il Wimbledon di Londra 2012, per intenderci. Lì si giocò il torneo olimpico sull'erba proprio dopo il torneo di Wimbledon ufficiale. Quindi continuiamo a tifare per i nostri azzurri, comunque abbiamo ugualmente carte nel tennis, proprio con lo stesso Musetti, abbiamo comunque un doppio che può difendersi, abbiamo la Paolini e anche le ragazze del doppio, quindi continuiamo a sostenere. Certo il dispiacere è inutile negarlo, è davvero tanto, più che altro anche a livello proprio di immagine, perché davvero sarebbe stato molto bello poter seguire Jannik Sinner, che è un po' uno degli uomini simbolo dello sport italiano in questo momento, in questa Olimpiade che si prospetta, come già abbiamo detto, comunque così bella e così potenzialmente ricca di successi per i nostri ragazzi italiani. Dispiace molto. Ad ogni modo, questa è la notizia shock della giornata. In attesa del via ufficiale di venerdì sera con la cerimonia d'apertura, cosa sta accadendo intanto in questi due giorni a Parigi? Sta accadendo che oggi finalmente è iniziata anche la parte agonistica, con un antipasto che ci sarà oggi e anche domani, come avevamo anticipato nell'Olim Podcast di introduzione a Parigi 2024. Ecco, oggi si è iniziato con il calcio e con il rugby a 7 maschile, in particolare Argentina-Marocco nel calcio, sfida poi terminata sul 2-2, e Australia-Samoa nel rugby a 7 sono state i due atti iniziali agonistici di questa 33esima Olimpiade. Il rugby a 7 propone un torneo molto divertente con 3 pool da 4 squadre, 12 squadre in totale, e oggi le prime due giornate dei gironi, domani la terza giornata, quella conclusiva, e poi anche i quarti di finale. Quindi arriveremo sostanzialmente già a capire le 4 squadre che si contenderanno poi le medaglie nella giornata di sabato, quando verranno assegnate appunto il titolo, l'oro, l'argento e il bronzo di questa disciplina, che consiglio a tutti di guardare perché è molto molto divertente, molto facile da vedere. Non è come il rugby a 15 che per molti può risultare un po' ostico, può risultare complicato su tante situazioni, tante regole, tanti falli che spesso sono di difficile comprensione, il regolamento non è, diciamo, proprio sempre agevolissimo per tutti. Qui invece c'è molta più azione, c'è molta più velocità, ci sono tanti spazi aperti, le partite durano 7 minuti e 7 minuti per tempo, quindi sono anche rapidissime da seguire, per cui assolutamente vi consiglio di vedere questo sport se avete la possibilità. Squadre favorite sono le Isole Figi, che sono la squadra campione sia del Rio 2016 che a Tokyo 2020, e poi ovviamente Nuova Zelanda, anche Argentina, Australia, e poi vedremo anche le altre che proveranno a inserirsi nel giro delle medaglie. Comunque sicuramente è un torneo molto molto divertente e appassionante. Per quanto riguarda il calcio, come già avevamo detto nella rubrica introduzione dell'Olim Podcast, si discute spesso della sua presenza ai giochi, quindi ribadiamo quanto già detto nella scorsa occasione. Nel frattempo ci limitiamo a dire che il torneo del calcio invece è composto da 4 pool di 4 squadre, le prime due di ogni girone poi arriveranno a giocarsi i quarti di finale. Oggi scendono in campo tutte e 16 le squadre,
appunto è iniziato l'Argentina, poi giocherà in serata la Francia con gli Stati Uniti, ma fondamentalmente diciamo che le tre squadre favorite per la vittoria sono Argentina, la Spagna e la Francia, la padrona di casa. Comunque Antonio Di Calcio, come sempre, non è molto seguito dagli appassionati olimpici e neanche forse tanto dagli appassionati calcistici, che magari sono già proiettati all'inizio della nuova stagione del campionato, dei vari campionati da Ferragosto in poi. Però il calcio alle Olimpiadi c'è, e quindi comunque noi quantomeno insomma il racconto di quello che potrà accadere, di chi saranno i vincitori, i medagliati eccetera, questo sicuramente non mancherà. Domani ancora altre gare, si parte con la pallamano femminile, prima giornata, si va avanti con il calcio femminile, prima giornata per il calcio femminile, che invece a differenza di quello maschile, come già detto, è un torneo che vede le migliori calciatrici impegnate, non una under 23 con dei fuori quota come nel calcio maschile, ma le squadre più forti, una sorta di secondo mondiale dove anzi è ancora più difficile qualificarsi perché sono veramente pochissime le squadre, sono solo 12. E poi invece avremo, come già detto prima, la seconda parte poi del torneo maschile del rugby a 7, che arriverà già a 10 nomi delle 4 semifinaliste. Sempre domani, oltre a queste discipline, avremo finalmente anche i primi azzurri in gara ufficialmente a Parigi 2024, impegnati nel ranking round femminile e maschile del tiro con l'arco, che è praticamente in sostanza la prova che poi va a determinare il tabellone di gara nella prova del tiro con l'arco. Quindi in bocca al lupo per primi a questi atleti che scenderanno in campo con la divisa azzurra già domani. E per cui per questo rapidissimo link podcast di oggi è tutto. Noi ovviamente ci auguravamo di non darvi questa brutta notizia oggi, ma purtroppo è arrivata e quindi era giusto comunque commentarvela, perché sicuramente si genererà un pezzo importante della nostra spedizione italiana a Parigi 2024. Quindi ci sentiamo ovviamente come sempre nei prossimi giorni per commentare poi tutto quello che accadrà dalla cerimonia di apertura in poi. Grazie ancora a tutti per aver ascoltato, e ovviamente siete liberissimi nei commenti di dire la vostra, di fare domande che poi potranno essere oggetto anche di risposta o di approfondimenti o di spunti di riflessione per i prossimi episodi di questo podcast. Grazie a tutti ancora una volta, buona Parigi 2024 e buona Olimpiade a tutti quanti voi.